Riguardo alla donazione degli organi, purtroppo c'è ancora molta ignoranza in giro. Per la mia esperienza, potessi far del bene a un'altra persona, donerei tutto. Ovviamente non posso perché non ho niente da donare di buono. È una cosa molto grande, molto bella e bisogna ritenersi fortunati se si può fare perché veramente dai la possibilità di vivere a una persona che purtroppo era arrivata alla fine. Le case sono due, o va avanti perché lo aiuti. Si saluta. Tre mesi fa, al Salesi di Ancona, Asia D'Arcangelo ha subito il trapianto di entrambi i polmoni dopo 10 ore di operazione. È lei la testimonial del progetto Donation, la campagna regionale di sensibilizzazione alle donazioni di sangue, organi, tessuti e midollo osseo. Questo video racconta la sua storia. Sono Asia, ho 17 anni, quasi 18. E frequento la quarta superiore del liceo linguistico qui a Pesaro. Io sono affetta da fibrosi cistica, malattia genetica che ho scoperto, cioè che mi hanno diagnosticato quando avevo 18 mesi. Quegli anni degenerava sempre di più. Nel 2011, se non sbaglio, no, scherzavo, inizio del 2012. Mi hanno messa, abbiamo deciso di mettermi in lista per il trapianto bipolmonare. Il trapianto bipolmonare non arrivava mai e io andavo sempre peggio. Devo dire che inizialmente, quando mamma mi ha parlato del trapianto per la prima volta, la mia reazione è stata un pianto isterico e che schifo l'organo di un'altra persona dentro, no, grazie. Sono stata ricoverata tutta l'estate del 2011 perché ho avuto un'infezione al port, me l'hanno dovuto cambiare, in più le mie infezioni, sempre 40 di febbre tutti i giorni. E lì ho detto, mamma, ma il trapianto? Si potrebbe iniziare a parlarne. Il 23 aprile 2012 sono stata messa in lista e il 23 luglio mi sono operata. Sono arrivata all'operazione ovviamente nel peggior modo in cui potevo arrivarci, il quale non lo auguro neanche al mio peggior nemico. Praticamente ero in lista da un anno e mezzo. E poi appunto è successo che stavo veramente molto male, sono entrata in coma e mi hanno messo in ECMO, quindi mi hanno spostata dalla lista normale alla lista nazionale. Mi hanno portato d'urgenza il 9 luglio a Firenze con l'elicottero, viaggio pessimo, e da lì il 10 mi hanno messo in rianimazione e attaccata all'ECMO perché proprio non respiravo più. Sono arrivati gli organi, compatibili, perfetti, polmoni che il chirurgo ha detto. Non ho mai visto dei polmoni così belli, al contrario dei miei che erano da buttare. Devo dire che all'inizio, quando mi hanno ricoverato a Firenze d'urgenza, avevo molta paura, mi sentivo proprio che me ne stavo andando tranquillamente. Da un lato ero anche contenta perché non ne potevo veramente più. Però dopo ho visto mia mamma che veramente era, non l'avevo mai vista così triste, così affranta, anche perché i dottori le stavano dicendo palesemente che stavo morendo. E da quando sono piccola mi sono sempre detta che non l'avrei data vinta alla malattia. E cioè, piuttosto mi devo buttare giù un autobus, cadere con l'aereo, così, perché la malattia non ce l'ha vinta su di me, assolutamente. Devo dire che è stata veramente una botta di fortuna dietro l'altra. All'inizio avevo una gran paura. Gran paura perché mi sono detta, sono sempre riuscita ad affrontare tutto. E se questa cosa che è più grande di me non riuscisse ad affrontarla, veramente è una possibilità che mi è stata data molto grande, io ne sono molto grata. Ovviamente so solo che era una ragazza di 33 anni, morta di cause cerebrali. Ha donato questa ragazza 7 organi, ha salvato 7 vite. Il che per me è una cosa meravigliosa. Veramente mi è stata data un'altra possibilità. Forse non dovevo finire così. E sono rinata. Allora, prima non riuscivo molto. Sono
Potevo uscire, ma non ce la facevo, ecco. Adesso invece posso uscire, devo uscire e voglio uscire. Sì, perché devo recuperare il tempo perduto. Con la testimonianza di Asia, la campagna Don Action vuole arrivare al cuore di tanti giovani. Tra questi ci sono anche gli studenti dell'ITCAT Bramante di Macerata. L'istituto ha ospitato un incontro in cui a partecipare doveva essere anche Asia, ma la 17enne di Pesaro all'ultimo minuto, proprio per esigenze mediche, ha dovuto dare forfè. C'era una grande attesa perché la ragazza di Pesaro, che nel mese di luglio ha ricevuto il doppio trapianto dei polmoni, si era resa disponibile a venire nella nostra scuola e sarebbe stata l'unica visitata in tutta la provincia delle Marche. Mercoledì mattina è andata a Firenze per un controllo e purtroppo è stata trattenuta. Niente di grave, sta bene, però i risultati non sono stati tali da permetterle di muoversi. Lei mi ha mandato un video per cui brevemente raccontava quello che le era accaduto e i ragazzi hanno potuto solo ascoltare e non dialogare con lei. Però c'è stato presente anche il vicepresidente provinciale dell'Avis, dottor Caraceni, e quindi insieme abbiamo cercato di raccontare, di far vedere, di motivare i ragazzi, di aprire questa nuova possibilità. Presidente, ci parla di questa campagna di sensibilizzazione Don Action, tante associazioni insieme per dire che cosa? Per dire ancora una volta l'importanza della donazione. L'iniziativa è partita dalla Regione Marche e dall'Ufficio Scolastico Provinciale. Infatti si tratta della loro seconda campagna di sensibilizzazione e poi moltissime associazioni di volontariato sono state coinvolte, come l'Avis, l'Aido, l'Admo, la Disco, e quindi c'è proprio una sinergia per coinvolgere i giovani, sensibilizzarli e far sì che la consapevolezza della possibilità di donare divenga un impegno, divenga un'iniziativa. Nonostante la scienza in campo medico progredisca senza sosta, oggi numerose terapie e operazioni chirurgiche non sarebbero possibili senza la generosità dei donatori. Immaginate ad esempio quante sacche di sangue sono necessarie per un intervento di 10 ore. Il dottor Caraceni sottolinea come la trapiantologia è estremamente impegnativa dal punto di vista delle necessità collaterali. Un intervento di trapianto come quello a cui ci si riferisce in questo caso necessita comunque di una disponibilità di sangue estremamente elevata. Qui parliamo di decine di unità di sangue, senza le quali non si può rischiare di affrontare un trattamento chirurgico così impegnativo per la salvaguardia della integrità fisica del paziente e per la buona riuscita dell'intervento. In prima linea nella campagna Don Action, l'Avis di Macerata intende sensibilizzare sulla donazione perché molto ancora si può fare. Oggi, avverte il dottor Caraceni, dobbiamo affrontare l'emergenza plasma, tanto prezioso al pari del sangue, perché non riproducibile in laboratorio. Io colgo l'occasione per invitare i nostri donatori a mettersi a disposizione, come hanno sempre fatto e li ringrazio, delle associazioni dell'Avis per cercare di essere disponibili alle necessità del momento. Cioè, se attualmente un donatore che ha sempre donato sangue intero venisse invitato a donare plasma, accetti questo invito con serenità, lo ringraziamo in anticipo, perché queste sono le esigenze a cui dobbiamo far fronte in questo momento.